Semplici e veloci da fare. Questi gnocchetti sono saporiti e leggeri. Se volete provare a farne una versione senza glutine, utilizzate la farina di riso integrale. E poi fatemi sapere. Sono Pam e questo è il mio canale, Sana, Veloce, Vegetariana. Taglio grossolanamente 200 g di zucchine, le metto nel chopper, aggiungo le foglie di basilico, il sale, circa 3 cucchiai di acqua e frullo. Il risultato deve essere molto cremoso perché utilizzerò l'acqua della zucchina per trasformare la farina di riso in gnocchi. Trasferisco la purea in un'insalatiera e aggiungo la farina. L'impasto deve rimanere piuttosto umido. Questa è la consistenza e, come vedete, è vagamente sabbiosa. Ora inizio a fare le palline. Io le faccio al massimo grandi così e le metto in un piatto che spolvero con la farina. Salo l'acqua che bolle, immergo i gnocchetti e quando vengono a galla sono pronti. Io li condisco con un giro di olio timo fresco e lievito alimentare. Decoro con qualche fogliolina di basilico.